Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un episodio che non facevo da tanto tempo, ovvero un makeover. E siamo al makeover della famiglia Alberghini, in realtà della nostra Martina Alberghini. Perché? Perché settimana scorsa sono usciti due nuovi kit, e uno di questi kit che oggi andiamo a vedere, è un kit proprio di abbigliamento e si chiama Goat a Go Go e mi piace tantissimo. E quindi ho pensato, perché non vederlo? Perché non farci una sorta di recensione? Io vi dico, non l'ho ancora visto, cioè lo sto vedendo con voi. Ovvio, ho visto vari video, magari di chi l'ha portato, tra virgolette, in anteprima, o comunque chi ci ha fatto video, quindi so più o meno cosa c'è all'interno. Però non l'ho visto in game, quindi lo volevo vedere con voi. E ho detto, vabbè, sai che c'è? Facciamo un makeover, che non lo facciamo da tanto tempo. E chi poteva fare un makeover, diciamo sullo stile gotico, se non la famiglia Alberghini e addirittura Martina Alberghini. Tra l'altro, l'altro kit che è uscito sulla costruzione, diciamo, dei castelli, diciamo che porta la famiglia Alberghini un po' proprio in copertina come sponsor ufficiali, come dire, anzi, come volto, come immagine del kit. E quindi, why not? Potremmo anche vedere questa situa. Allora, andiamo subito, ragazzi. Voglio vedere nel kit cosa hanno aggiunto. Quindi io metterò sempre questo filtro pazzesco. Finalmente hanno separato i kit. E vediamo se hanno aggiunto delle robine, ragazzuoli. Vediamo di fare qualche look alla nostra Martina Alberghini. Mi sembra, forse qualche occhiale? Forse qualche occhiale e qualche. Oh, hanno messo un choker. Adorabile. In varie colorazioni. Ci sarebbe anche un po' di. Allora, facciamo un look nero innanzitutto. Nero e bianco. E ci hanno messo anche questo fantastico piercing nuovo. Adorabile, adorabile. Nessun occhialo? Nessun occhialo? No, raga, uffa. No, cose mediche nemmeno, immagine. Ah, oh, no, è questa l'immagine, molto molto carina. Vediamo se c'hanno. Sì, di trucchi lo so che li hanno messi, raga. Quindi, olà. Togliamo. Oddio, ho tolto tutto, vabbè, ma ora lo rimettiamo. Abbiamo un nuovo rossetto, che posso dire, eh? Ok, gotico, tutto quello che vuoi. Oh, rosso e nero ci sta. Tutto nero, bello, anche con l'impianto blu. Adoro. Posso dire che come rossetto mi piace tantissimo per questo stile. Guarda questo, lo si potrebbe utilizzare perennemente. Mi piace questo sui toni del viola, posso dire. Ora, l'occhio così mi fa un po' zio Fester, eh. Però potremmo fare una cosina, potremmo tipo un po' di togliere di opacità, capito? Ci facciamo questo più che smokey eyes, è un effetto panda, ma va bene. Teniamolo, teniamolo, why not? E poi, raga, volendo. Ma perché? Scusa, tutto il tuo. Esatto. Ci sarebbe questo, volendo. Però questo io lo metterei in una cosa da festa. Quindi per ora no. Questo capello, ovviamente, ragazzi. Martina mia bella. Non è che vada proprio benissimo. Quindi mettiamo una cosa un po' più. Siccome voglio far vedere, però, quegli orecchini che abbiamo. Questa roba qui. Mettiamo qualcosa, diciamo, di. Allora, questo fa molto Daniele Alberghini, quindi ci starebbe anche molto bene. Ci starebbe molto bene, però non lo so, non lo so. Lei la vorrei. Madonna Martina. Una cosa del genere, una Martina Alberghini inedita, raga. Anche così, col capello sciolto, col capello tirato dietro. Ora Martina Alberghini, raga. Non me l'aspettavo così bellina. Me la ricordavo un po' più bruttina. Top, bellissima, bellissima. Però volevo una cosa anche più semplice, più casual, tipo una cosa del genere. Ecco, guardate che spuntone che c'è qui. Raga, questo makeover quanto durerà? Un'eternità. Allora, ragazzi, ecco qui, abbiamo parti di sop. Girl. Girl. Stupendo. Ma poi ce ne sono in varie colorazioni, raga. Quindi, top. Allora, secondo me, ora posso dire che con questa collana, forse non lo so, va un po'. Ecco, casual, io forse la farei così. Bellina, mi fate vedere le colorazioni, però. Wow, anche tutta nera così mi piace. Ah, c'è sia con la maglia velata che con la maglia traforata.
Questa è con la maglia strappata, anche questo è strappato, velato, bellino. Allora, queste cose del viola mi piacciono molto, perché lei è un gotico però, tipo così, un gotico comunque dolce. Cioè, Martina Alberghini a me mi sa di gotico dolce. Vediamo i pantaloni. Io, raga, cioè, sono l'unico che è rimasto a parlare ogni tanto così. Allora, abbiamo questo shorts pazzesco. Possiamo levare questa roba, grazie. Shorts pazzesco. Però, secondo me, con questo, con questa camicia, con questa magliettina non ci sta. Questo molto bellino. Questo pantalone top. Questo anche. C'è anche la gonnellina, che fa molto Martina Alberghini, posso dire. Quindi, adorabile. E c'è... Che belle queste trame! Che belle! Oh, questo è proprio da completo! Adorabili! Vediamo cosa abbiamo come accessori però della parte, diciamo, del corpo. Ok, c'è questo qui, che per ora non si vede, raga, perché abbiamo bisogno di qualcosa. E poi ci sono dei guantini ulteriori. Che posso dire? Io... glieli lascerei. Fa comunque un po' più effetto, eh. Mi piace, mi piace, mi piace. Ora le unghie, raga, se sei gotica, l'unghia la devi avere. L'unghia la devi avere. È così, secondo me ci sta. Da Dieu. Allora, ma io devo mettere di ogni cosa. No, non c'è nulla, ok. Però secondo me una calza un po', ci starebbe. Ci starebbe. Secondo me, raga, ci sta. Questa, anche questa è molto bellina. Molto bellina questa calza ciclista. Mi piace. Vediamo le scarpe, raga, che sono state aggiunte. Perché secondo me sono state aggiunte scarpe. No. Girl. Bellissime. Allora, raga, posso dire che questo kit di abbigliamento, i kit di abbigliamento a me piacciono un sacco, raga. Sono fatti veramente bene. Anche qua, perché sono sempre fatti. Ora, il gotico non credo, ma anche tutti quei kit di abbigliamento che sono fatti in collaborazione con alcuni artisti sono veramente fatti bene, raga. Cioè, guardate queste scarpe, quanto possono essere belle. Belle anche grigie, nere. C'è anche quella col viola che è stupenda. Ma anche chiare sono belle. Girl, sono stupende queste scarpe. Sono stupende. Mi piacciono anche viola, raga. Ma tantissimo. Anche questo grigio. Guardate queste, anche super un po' colorate. Belle, belle, belle. Sapete che forse gliele lascio così? Belle, mi piacciono da morire. Guardate che look, c'è una Martina Alberghini, raga, con i contro C. Andiamo avanti, raga. Facciamole un look da festa, dai. Oh girl. Facciamole un look da festa e andiamo a mettere magari una roba più, ma anche una roba più punk. Cioè, lei ci starebbe una cosa del genere, un look da festa un po' gotico. Però anche così. Ecco, Martina Alberghini, sì, me la immagino un po' così, raga. Me la immagino, posso dire? Me la immagino un po' così. But ama. Ah, perché da festa, giustamente. Amo. No, quell'orecchino io te lo devo lasciare per forza. Troppo bello. E c'erano anche delle collane. Ce n'era solo una? Sapete che non mi ricordo? Già dimenticato io. Ah, ma non da fare. Sì, ce n'era solo una. Mettiamogliela. No, non gliela mettiamo, dai, a sto giro la collana. Però volevo mettere il trucco questo qui e questo qui. I like it. I like it. Sul viola. Amo, sul viola. Guarda che figa! Adorabile. Ah, gli abiti... togliamo da festa. Gli abiti... got. C'è questo. Tanta roba, molto Martina Alberghini. E poi c'è questo che... wow! Wow! Raga, ma la bellezza! La bellezza... lei è un po' così. Da festa io glielo farei così, raga. Troppo bello. Troppo bello. C'è anche... comunque c'è anche un gotico più chiaro, nel caso ci interessa. No, raga, questo è stupendo. Proprio stupendo. Leviamo, per favore... ah, ma come faccio a levare da festa?
Ah, ci ero arrivato. Devi farlo al volo, capito? Mettiamo il bracciale adorabile. No, vabbè, raga, che ve lo dico a fare. Ecco, qui secondo me ci sta comunque una calza lunga, ci sta, e qui ci sta lo stivalo un po' più. Secondo me, se riusciamo a metterglielo anche sui toni del viola, top. Raga, meraviglia, meravigliosa. Ma raga, visto che... No, vabbè, raga, adorabile. Ecco, forse questo sarebbe stato più un look formale. Formale gotico, adorabile. Facciamogli un terzo look, raga. Lasciamole questo cappello, questo ambaradam, cioè questa apparecchiatura, insomma. Leviamo questa collana. Però volevo mettergli anche una cosa un po' più, un po' più seschi. Un po' più seschi, raga. Bellissimo. Madonna, questa cosa. Mettiamogliela con il rosso. Anche così è bello. Bella così, Mettiamogliela con il rosso. Sì, questi bracciali ci stanno tantissimo. Forse leverei questo. Vediamo senza di questo. No, amo, ce l'hai. Proprio tuo. È proprio tuo, raga. Tra l'altro con le cose rosse. Adorabile. Un altro pantalon. Leviamo, scusate, questa roba qui. Girl, hai ragione. Amo, hai ragione. Ti ho tolto pure le unghie. Te le rimetto subito. Ecco, potete vedere il pantalone da vicino, raga. C'è un po' di pantalau. C'è un po' di pantalau. Guardate questo, che stupendo. Ma questo, fine del mondo. Wow. È bellissimo. C'è con il rosso. Raga. C'è total look. Total look. Scarpa rossa, scarpa nera. Decisamente. Wow, raga, wow, posso dire bellissima, bellissimo questo kit, very very good, I like it. E poi c'è lei, così, bam. Adorabile, raga, per me Martina Alberghini è così, cioè che sciccheria, ma la bellezza, no, vabbè. Morta, morta. Va bene, ragazzi. Io sono troppo contento di aver registrato questo video. Un contenuto in più questa settimana. Questo makeover che tanto vi piace. Lo so, i makeover a voi vi piacciono, raga. Lo so. E quindi fatemi sapere, ovviamente, nei commenti se apprezzate questo kit e se apprezzate i look che ho fatto a Martina Alberghini. Secondo me ci sta da Dio. E nulla, raga. Come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivare la campanella se siete nuovi, ovviamente, nei commenti. Oltre a tutte le cose che vi ho chiesto, mi raccomando, presentate. E fatelo, raga. Se non avete mai commentato, se lo fate veramente di rado, se l'avete fatto tipo 5 anni fa, ogni tanto lasciate un commento perché a me fa piacerissimo parlare con voi. E nulla, raga. Poi oltretutto vi dico: mettete un mi piace se volete sostenere questo canale, condividete questo video. Potete ovviamente farlo anche in maniera attiva mettendo il schiacciando, cliccando sul tasto super grazie per offrirmi un caffè in maniera virtuale o acquistando su Instant Gaming attraverso il mio link. Ne sarei felicissimo e onoratissimo. E nulla, raga, basta. Le chiacchiere, io vi mando un bacio dal vostro Danzo, è tutto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!